Contano l'Inter che il nuovo mister ha confezionato 14 punti in 6 partite, a dispetto di chi la vedeva fuori già da tutto. Il Cesena ci ha dato filo da torcere perché ha onorato il calcio pur da retrocessa e la nostra squadra ha dato grande prova di carattere, rimontando per l'ennesima volta. La lettura dei cambi è stata perfetta, mentre Luis Figo si sofferma a guardare l'allenamento. Milito ha vivacizzato la manovra, subentrando a Pazzini, dichiaratamente fuori condizione. Zárate ha sostituito Alvarez, che pur non aveva demeritato, e ha segnato il gol fondamentale. Poli, entrando negli ultimi minuti, ha fatto rifiatare Snyder, che ha avuto una standing ovation non da poco. La squadra ha girato complessivamente bene in tutti i reparti, producendo a tratti un buon gioco. Se poi avessimo il miglior Maicon attualmente, saremmo quasi perfetti. Convince più Nagatomo, che sulla fascia sinistra si muove con velocità e concretezza. Io direi che possiamo essere soddisfatti, nonostante la stagione non sia stata affatto fortunata. Stringiamoci al mister e ai nostri giocatori, che devono assolutamente centrare l'obiettivo del terzo posto alla nostra portata. Penso che tutti abbiano recuperato la fiducia necessaria, anche se le tre partite che ci attendono sono impegnative. Dobbiamo assolutamente vincerle. Francesco. Una carica anche da Francesco. Ciao ragazzi, oggi mi godo Radio Appiano, avete visto che le altre ci hanno aspettato, che gentili, adesso veramente andiamo fino in fondo, non deludiamo il presidente. Vorrei dare un consiglio per il mercato, confermiamoli tutti, ciao, a presto. Un altro Francesco Bonimba che ci scrive sempre, sì, dell'Inter Club Garden. E adesso dobbiamo parlare però di giovani, perché tra pochissimo avremo un ospite telefonico. Perché parliamo di giovani? Perché il dato che impressiona è uno solo. In tutti i campionati, la premessa è i campionati per cui hanno senso una classifica, perché se si parla per esempio di Pulcini non esistono classifiche, proprio per evitare che magari grosse disparità vadano. Insomma, ovviamente, sì, sì, ovviamente bene quella... Quella querella che c'era stata perché l'Inter aveva vinto una partita con Pulcini 43-0, allora se bisogna fermarsi, insomma. Allora, no, cosa succede? Cosa fa la federazione? Non fanno classifiche, le fanno dai giovanissimi regionali in poi. In questi campionati, 6 categorie, giovanissimi regionali, giovanissimi nazionali, allievi regionali, allievi A, Beretti e Primavera, il Milan non fa la Beretti, giovanissimi regionali e giovanissimi regionali B, perdonami, queste erano le 6 categorie. Inter e Milan si sono incrociate 12 volte, come sono finiti i derby? 10 vittorie nerazzurre e 2 pareggi nelle gare di andata degli allievi A e degli allievi B. 24 gol fatti, 7 i gol subiti, si va dal 4-0 degli allievi B di Corti nel derby di ritorno all'1-0 della Primavera, però comunque sono... Vediamo anche tutti i risultati, sì. Bottino magrissimo quindi per il Milan. Diciamo che in vista anche del derby della prima squadra facciamo un po' invece il resoconto di quello che è stato. Ma esatto, domenica il derby della prima squadra, presentiamo un po' la settimana, così lo facciamo al telefono con il direttore del nostro settore giovanile, Roberto Samadena. Riepiloghiamo con lui, gli diamo anzitutto il benvenuto in Radio Appiano. Benvenuto Roberto. Ciao, ciao, ciao a tutti. Benvenuto. Allora, i numeri dicono 12 derby, 10 vittorie, 2 pareggi, 0 sconfitte, 24 gol fatti, 7 subiti. Noi qualcuno l'abbiamo visto in prima persona, come quello della Primavera, qualcun altro ce l'hanno solo raccontato. Però, insomma, direi che a livello di supremazia cittadina, a livello quantomeno giovanile, poi se ci aggiungiamo la prima squadra... aumentiamo ancora. Siamo a 13 imbattuti, speriamo di arrivare a 14 domenica, però insomma non c'è male, no? Sì, sì, beh, non c'è male. Innanzitutto terrei fuori da questo la prima squadra per ovvi motivi, e però per il settore giovanile è un risultato importante. Sappiamo tutti quanto sia difficile giocare queste partite, sia a livello qualitativo, perché il Milan ha squadre di altissimo livello, e sia anche a livello emotivo. Quindi penso che vada riconosciuto ai nostri allenatori la capacità di lavorare molto bene, di dare serenità, tranquillità. Quest'anno i derby primavera sono stati l'emblema, secondo me, del grandissimo lavoro di Andrea Stramaccioni. Abbiamo giocato, ho giocato con tranquillità e vinto tutti e due i derby. Ma tutti i nostri allenatori sono stati sicuramente molto bravi. Tra l'altro, a proposito, di solito alle giovanili, alla primavera, si dice insomma la cantera deve produrre giocatori. La primavera dell'Inter, oltre a produrre giocatori, sta sfornando anche allenatori, perché c'è Andrea Stramaccioni che guida con successo la prima squadra dell'Inter. C'è Fulvio Pea che si sta giocando l'accesso alla Serie A diretta con il Sassuolo. Insomma, evidentemente anche da quel punto di vista c'è quantomeno la capacità di scegliere e anche formare dei tecnici giusti. Sì, credo che sia estremamente importante avere persone capaci nel settore giovanile, ed è una grandissima gioia vedere che poi
le stesse persone possono crescere nel calcio professionistico, ma in prima squadra nostra non c'è stato solo Stramaccioni, non c'è solo Stramaccioni, c'è Stefano Rappetti, ci sono altre persone che hanno lavorato nel nostro settore giovanile, Beppe Barretto è stato il nostro responsabile, quindi è una grandissima soddisfazione e credo sia anche un segnale importante di come il settore giovanile a livello umano produca non solo giocatori ma anche con altri compiti anche persone abili al calcio professionale. L'Inter manda le quattro squadre che si vanno a giocare un campionato nazionale adesso tra poco alle finali, giovanissimi, allievi A, Berretti che domani ha l'andata delle semifinali contro il Napoli e poi la primavera a giugno. Ovviamente i bilanci si faranno più avanti, però a regular season terminate, o quasi, perché qualche altro campionato sta finendo, delle considerazioni si possono fare. Io credo che dalla primavera in giù la costante sia stata quella di squadre che vincono e vincono anche attraverso una precisa scelta a livello di gioco. Sì, innanzitutto è giusto precisare che gli allievi nazionali non sono ancora qualificati, anzi ci giocheremo nelle prossime 5 partite la qualificazione, siamo molto vicini alla finale 8, però ci dobbiamo arrivare, i giovanissimi hanno conquistato l'accesso ai sedicesimi, sicuramente io credo che la scelta nostra, mia, di dirigere il settore giovanile della società sia stata quella di non volere solo le vittorie, ma di volere anche un certo modo di ottenere le vittorie. Attraverso il gioco, ma soprattutto attraverso, credo, la serenità e la gioia anche di questi ragazzi che devono provare nel giocare. Ne parlavo proprio oggi con i ragazzi della Berretti che domani affrontano la semifinale importante col Napoli e penso che la chiave sia proprio quella di entrare in campo con serenità, tranquillità e quest'anno, a partire dalla primavera, per concludersi con i giovanissimi C, penso che oltre a vincere abbiamo anche convinto e abbiamo dimostrato appunto di poter raggiungere i successi anche attraverso il gioco. Quello tra l'altro della Berretti è stata una scelta un po' singolare, nel senso che se andiamo a vedere sono poche le squadre di Serie A e B che hanno scelto di fare la Berretti. Con la Next Gen Series però diventava fondamentale avere, chiamiamola così, una seconda squadra primavera, se mi passi il termine, che mantenesse alcuni giocatori con il ritmo partita piuttosto che desse l'opportunità a tanti calciatori di giocare comunque un campionato ogni settimana. Sicuramente il fatto di aver creato la Berretti quest'anno ha permesso la primavera sia nella Next Gen che nel lottare per l'accesso alla finale di avere un serbatoio importante. Va dato grandissimo merito al lavoro di Sergio Zanetti e del suo staff, perché sono riusciti a tenere sempre pronti e preparati i giocatori che delle volte poi sono stati determinanti con la primavera. Mi viene in mente Luca Garritano, mi viene in mente Simone Pase, insomma hanno avuto tutti la possibilità poi di risultare. Lo stesso Ibrahima Mbaye, che adesso addirittura in prima squadra, ha incominciato la stagione con la Berretti, quindi... Sì, è cominciato la Berretti lui perché aveva un problema fisico, certo. Ma ecco, diciamo, lui era sicuramente un giocatore già della primavera, però la Berretti ha avuto un grandissimo merito, che è quello di tenere alta la motivazione e la preparazione di tanti ragazzi che poi anche magari con una, due, tre apparizioni in primavera sono stati determinanti. Ripeto, Sergio Zanetti è stato molto bravo insieme al suo staff a lavorare sia per il risultato della squadra, cioè raggiungere le finali, sia per tenere pronti i giocatori. Quindi è stata sicuramente un'idea intelligente tornare a fare la Berretti e credo sarà in futuro copiata da altre squadre. Grazie Roberto, ci sentiamo più avanti, l'appuntamento per tutti domani alle 15, Centro Sportivo Giacinto Facchetti, via Sbarbaro, Milano, Inter-Napoli. Chi non riesce a venire può vedere la partita in diretta e in esclusiva su Inter Channel. Grazie Roberto. Grazie a tutti, ciao ciao. Grazie allora a Roberto Samaden. Siamo venuti intanto anche un po' di immagini della primavera. Sì, abbiamo visto un po' di immagini dei derby primavera, perché è giusto anche celebrare giustamente quello che hanno fatto tutte le categorie nerazzurre, non può essere un caso, insomma, evidentemente si lavora bene, o quantomeno, visto che siamo alla settimana del derby, si lavora meglio di altre squadre. Messaggi. Grandissimi, siete la mia compagnia, Radio Appiano è stupenda, l'Inter è la mia vita, Milito sei super, Edoardo ti amo, Stramaccioni sei beautiful, super superlativi. E poi ancora saluti a Roberto Monzani, Alessandro Villa, Tommaso Zanotti, Nagai, Letizia, senza aggettivi però per noi, senza, così li ha fatti in fretta, al mitico gol Roberto Scarpini, saluti a tutti, quindi da Luisa che ci scrive sempre da Isera. Una mail un po' articolata, quella di Daniela, proviamo a leggerla tutta, se no al limite sintetizziamo. Oggi siamo al terzo posto in classifica, in condominio con varie altre squadre.
mi continuano a frullare in testa alcune domande. Chi l'avrebbe detto solo alcune settimane fa? Dove saremmo se la classe arbitrale italiota fosse onesta? Se non ci fossero stati vari Rizzoli, Rocchi, Valeri, se non ci fossero stati rigori inventati, cartellini buttati lì a caso, clamorosi falli non visti dai nostri avversari o non fischiati a nostro favore, chi più ne ha più ne metta. Chissà come sarebbe stato avere veramente miliardi di sì e non dover passare da Gaspi in panchina. Oh, come sarebbe stato trovare un altro libero al posto di Ranieri, per cui ha delle parole non proprio generose. Certo, il buon gusto e il buon senso della società ci hanno risparmiato, spero per sempre, serpi velenosi come Lippi o Capello, o pretini piagnucolosi come Spalletti e gentaglia arrogante, ignorante e presuntuosa come Mazzarri. Se forse se non ci fosse stato il calvario di Gasper Ranieri non avremmo trovato Stramaccioni. Forse il cammino doloroso di questo campionato ci ha portato proprio dove ci poteva portare. Ora non sappiamo se riusciremo a conquistare la tanto cognata economicamente indispensabile Champions. Ci sono solo 3 partite, le nostre 3 sono indubbiamente toste, ma almeno ci siamo e ce la possiamo giocare ad armi quasi pari. Il nostro mister è cambiato, ma la classe arbitrale è sempre quella. Però sento tante brutte cose. Sento affiancare alla nostra panchina il nome di un altro pretino che sarà libero dopo gli europei. Sento parlare di offerte importanti da altre società per Stramaccioni. Non posso sapere ovviamente cosa succederà nel lungo e straziante mercato estivo, ma certo mi dispiacerebbe perdere Strama. È cosa nostra, è incontaminato da altre società. Con lo stesso materiale umano di Gasper Ranieri, senza lamentarsi per acquisti mancati o vendite sgradite, ha costruito una squadra che gioca, diverte e ottiene risultati. Con lo stesso materiale mentale dei suoi 2 predecessori è stato capace di trasmettere un'idea, una buona idea di calcio, e i ragazzi l'hanno presa, digerita e messa in panca. Magari Motta non sarebbe andato via, magari Coutinho avrebbe trovato spazio, magari qualche infortunio per affaticamento o per la tristezza si sarebbe evitato. Comunque abbiamo trovato Strama, onore a Paolillo se non sbaglio, Strama sa usare i congiuntivi, dice cose sensate, parla di calcio con chiarezza e semplicità, anche se i giornalisti ovviamente faticano a capirlo, ha idee molto chiare sul calcio che vuole dai suoi ragazzi, schiva ad arte certi tranelli mediatici, difende con fermezza e intelligenza la sua squadra, il suo lavoro e i suoi ragazzi. Ha innato l'umorismo migliore e più accattivante del romano genuino, che rende ancora più gradevole ascoltarlo. Morale, io rischierei. Proverei a tenerlo anche per il prossimo anno, anzi credo che sarebbe più rischioso perderlo, andare a cercare a suon di milioni fra i miliardi di sì. Proviamoci per una volta, affidiamoci a un ragazzo con le idee chiare e ancora vergine, come dice lui. Potremmo plasmare un vero uomo Inter, potrebbe andarci meglio, proteggiamolo. Costruiamogli intorno un bunker, mettiamolo nelle condizioni di dare il meglio. Alla stessa età di Guardiola, quando ha cominciato, e anche se la nostra primavera non è come la loro cantera, è di gran lunga uno dei migliori settori giovanili italiani, se non il migliore in assoluto, e se non funzionerà, andremo allora a cercare. Un altro allenatore è il messaggio di Daniela, il brano musicale. Tra l'altro sottolinea, sì? Daniela una verità, lei dice proteggiamo Stramaccioni, come lui protegge i giocatori, ed è vero, li protegge in che senso? Che molte volte sa esaltare delle cose, per esempio nel post partita di ieri ha fatto notare la prestazione anche di Lusso, di Ranocchia, che non vengono magari subito all'occhio, il fatto che anche Pazzini possa essere stato sfortunato nell'occasione che ha avuto, nel senso magari cerca di filtrare un po' i giudizi, nel senso un esterno che vede la partita può non pensare magari che Ranocchia torna a giocare un po' di più, alla prestazione anche di Freddy Guarin, non capisce le condizioni di ogni giocatore e lui ci tiene sempre a sottolinearlo. Dunque giusto proteggere Stramaccioni come lui fa notare certe cose anche dei suoi giocatori. Facciamo a questo proposito, anzi non a questo proposito, un po' da cesura, il pezzo musicale che stiamo per farvi sentire